abbiamo già realizzato Sisu, se ve lo siete perso potete vederlo qua, però oggi andremo a realizzare Raya dall'ultimo film della Walt Disney, che è una donna molto a volte fragile però molto forte. Ed in questo video andremo a realizzare questo cake topper seduto con le gambe incrociate, tutto nei minimi dettagli. Come al solito iniziamo dal basso e quindi iniziamo a realizzare gli stivali. Per realizzarli dobbiamo creare un cilindro, poi lo tagliamo a metà in modo che abbiamo due stivali della stessa misura e lo lavoriamo per renderlo un po' più lunghetto. Adesso lasciamo circa 1,5 cm e rotoliamo dove ci sarà la caviglia. Quindi facciamo un taglietto e pieghiamo questa parte in modo da realizzare la parte del piede. Tagliamo questa parte qua dello stivale, che si può dire che è quasi un triangolo, in modo da avere uno stivale un po' più sottile. Alziamo la punta leggermente verso l'alto e adesso andiamo anche a lavorare la parte dei tacchi utilizzando un leaf shaper in questo modo. Adesso quello che dobbiamo fare è andare ad appuntire la parte superiore dello stivale in questo modo. E poi dobbiamo disegnare due lineette proprio al centro dello stivale. Adesso dobbiamo aggiungere delle striscette di pasta di zucchero color rosa molto chiaro, prima sulla parte superiore dello stivale. E poi invece nella parte anteriore bassa, che ha una forma quasi a croce. Per inserire i pantaloni in un secondo tempo dobbiamo creare dei solchi all'interno dello stivale ed infine aggiungiamo delle piegature ai lati dello stivale. A questo punto abbiamo terminato con gli stivali, quindi li mettiamo da parte e andiamo a realizzare i pantaloni. E come vedete inizio realizzando prima di tutto un cilindro con della pasta di zucchero verdina. Premiamo leggermente dal di sopra e andiamo a tagliare, non vogliamo tagliarlo tutto, soltanto la parte delle gambe, e poi andiamo a rotolare tra le nostre mani in modo da arrotondare proprio entrambi le gambe. A questo punto, per rendere i pantaloni più realistici, andiamo a incidere tante linee che sembreranno, che fungeranno da tante pieghette, e quindi adesso possiamo andare a posizionare i pantaloni all'interno degli stivali, premendoli però molto delicatamente perché ancora sono un pochettino morbidi e non troppo duri come dovrebbero essere. A questo punto vado a piegare le gambe perché voglio che Raya abbia una posizione seduta con le gambe incrociate, e vado a posizionare questa parte che abbiamo già realizzato su una base di polisterolo. Nel frattempo andiamo a realizzare la parte superiore del corpo, e utilizzando la nostra parte della mano del palmo andiamo a premere la parte più larga del nostro cono ed invece nella parte sinistra la andiamo ad appiattire. Adesso prendiamo questo busto tra le nostre mani e andiamo a realizzare la parte del collo, arrotondandolo tra le nostre dita. Non so come mai il mio collo è diventato troppo lungo, quindi vado a tagliare questa parte. Ecco, adesso è molto molto meglio. Adesso quindi andiamo a modellare leggermente questa parte, perché comunque avrà dei vestiti sopra, quindi non voglio andare troppo nei dettagli. Per realizzare il top che ha Raya ho
colorato della pasta di zucchero di giallo con una puntina di arancione. Me ne ricavo un triangolino e lo vado a posizionare sopra il busto. Per realizzare il motivo che c'è sulla magliettina andrò semplicemente a disegnarli con il coltellino, così che in questo modo sarà molto più semplice e facile da realizzare. Dopodiché dobbiamo aggiungere altri due pezzettini di pasta di zucchero gialla che hanno un effetto a croce attorno al collo. E anche qua andremo a disegnare delle linee in modo orizzontali, però questa volta. Quindi aggiungiamo anche l'altra parte. E a questo punto possiamo andarla a posizionare sopra i pantaloni. Però prima dobbiamo andare a appiattire, quindi tagliare la parte dei pantaloni, e poi possiamo aggiungere il corpo. A questo punto possiamo andare ad aggiungere e quindi anche a realizzare una cintura che è divisa in due parti, cioè una parte è quella lunga, semplice, e poi dal di sopra invece abbiamo un'altra con le punte quasi ad esagono e poi alla fibbia al centro. Se abbiamo della pasta di zucchero in eccesso dobbiamo rimuoverla e poi possiamo andare a mettere l'altra cintura dal di sopra. Per la fibbia basta aggiungere della pasta di zucchero proprio sottile, 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 dalla forma circolare. A questo punto dobbiamo realizzare anche il gilet e partiamo prima di tutto stendendo della pasta di zucchero color marroncino, molto scuro. Tagliamolo diritto e questa sarà la parte inferiore del gilet e poi possiamo avvolgerlo sul corpo di Raya. Naturalmente devi controllare anche se la misura è, va bene oppure no, perché altrimenti dovrai tagliare un po' di pasta di zucchero in più. Premiamo leggermente sopra le spalle e poi tagliamo la pasta di zucchero in modo retta, che è quella che non ci serve. E come vedete al momento la parte delle spalle non è proprio l'ideale, ma quello che dobbiamo fare è premerla leggermente. Però la parte finale dovrà essere un pochettino verso l'alto. Inoltre, dove andremo a mettere le braccia, dovremmo creare dei solchi. In questo modo sarà molto più semplice poi andare ad aggiungere le braccia senza che queste cadano. Per realizzare il motivo del gilet ho notato che qualcosa simile ce l'ha il mio bisturi, quindi lo smonto e lo vado ad utilizzare per dargli questo effetto in più al gilet, che secondo me risulta molto carino. Per realizzare le braccia iniziamo prima di tutto da un cilindro lunghetto, poi lo pieghiamo a metà e lo tagliamo in modo da avere due braccia della stessa misura. Lasciamo circa un centimetro e iniziamo a lavorare in questa parte in modo da creare il polso. E poi andiamo a lavorare invece dove ci sarà il gomito e lo pieghiamo leggermente, cercando di farlo un pochettino più appuntito. Al momento la parte della mano è un po' troppo cicciottella, quindi dobbiamo tagliarne un pezzettino in modo obliquo. Dopodiché andiamo a premere e in modo da averla un pochettino più piatta. Per realizzare le dita, prima di tutto facciamo un taglio al lato, e questo per realizzare il pollice, e poi ne facciamo altri tre molto più simili per realizzare invece le altre quattro dita. Ma non andrò a tagliare le altre dita in modo totale, soltanto leggermente, perché sono molto molto sottili. Nella parte superiore del braccio andremo ad aggiungere della pasta di zucchero molto sottile, come un cordoncino di color marrone, e il cordoncino che ci è rimasto lo andiamo ad appiattire e lo andiamo a arrotolare nella parte del polso.
E adesso iniziamo realizzando invece la testa, che è la parte che io preferisco. Secondo me è la parte quella che fa cambiare totalmente un cake topper. Iniziamo da un ovale e con il nostro mignolino andiamo a premere al centro di questo ovale. Con le nostre dita andiamo non soltanto a creare dei solchi per dove andremo a fare gli occhi, ma anche premiamo verso il centro la pasta di zucchero in modo da realizzare il naso. Dopodiché, per realizzare le narici, andiamo ad utilizzare un attrezzino della punta in silicone. Dunque, adesso iniziamo a realizzare le labbra. Prima di tutto iniziamo facendo un taglio, un taglietto della misura delle labbra e alziamo e strofiniamo leggermente con le nostre dita il labbro superiore in modo da farlo esporgere un pochettino, quindi venire un po' fuori. Invece, per la realizzazione del labbro inferiore avremo di nuovo bisogno del pennellino, questo in silicone, e alziamo leggermente la pasta di zucchero. All'estremità della bocca facciamo due piccoli buchi. Questo renderà le labbra un po' più sorridenti. Possiamo adesso passare alla realizzazione degli occhi. E come prima cosa dobbiamo disegnare il contorno dell'occhio. Premiamo l'interno dell'occhio molto delicatamente in modo da avere spazio per poi andare ad inserire della pasta di zucchero bianca. Ed ecco qua la pasta di zucchero bianca che dobbiamo adesso inserire. Per disegnare l'iride, la miglior tecnica che ho trovato è con l'utilizzo di una cannuccia, perché è perfettamente rotonda. In questo modo adesso sarà molto più semplice andare a dipingere l'iride e andremo ad utilizzare un colorante in gel marrone. Prima di tutto dobbiamo iniziare disegnando tutta la parte esterna dell'iride con un colore molto più scuro e in un secondo momento l'interno invece utilizzando un marroncino molto molto più chiaro. E come al solito, per colorare invece la pupilla andiamo ad utilizzare un colorante nero e puoi utilizzare sia il tuo pennarello con la punta molto molto sottile, oppure puoi andare ad utilizzare un attrezzino, questo a palla dalla punta però sottile, in modo da essere più precisi quando andiamo a dipingere la pupilla. E poi, come facciamo con il nostro contorno occhi, dobbiamo aggiungere una sottilissima linea di nero tutto attorno all'occhio. In questo modo avremo un occhio più profondo e molto più bello. Invece, per andare a disegnare le sopracciglia basta semplicemente il colorante marroncino e sarà un po' più spessa questa linea al centro e poi piano piano diventerà sempre più sottile. Invece, per dipingere le labbra ho utilizzato un mix di rosso, bianco e poi una puntina, proprio pochissimo, colore arancione. In questo modo il colore è molto più simile a Raya nel film. Al momento sia il volto che anche il mento sembrano veramente sproporzionati, quindi abbiamo bisogno di andarlo a tagliare e poi andiamo a modellarlo con le dita per dargli una forma un po' più realistica. E stavo quasi per dimenticarmene, ma dobbiamo aggiungere anche i punti luce sugli occhi tra l'iride e la pupilla. E devo ammettere che fino adesso questo volto mi piace tantissimo e mi piace anche questo colore di viso, che è diverso rispetto a tutti quelli che di solito faccio. Ma dobbiamo dare un po' di colore a questo viso utilizzando dei coloranti in polvere e dopodiché possiamo finalmente andare ad inserire questa testa al resto del corpo. Naturalmente la testa però dovrà essere già dura e non troppo morbida.
morbida, altrimenti la forma si modificherà. Prima di tutto aggiungiamo le braccia al corpo e adesso quindi possiamo andare ad inserire la testa, che ormai è asciutta. Per andare a posizionare i capelli sulla testa, prima di tutto dobbiamo andare ad aggiungere una pallina schiacciata dietro la testa. Dopodiché andiamo a stendere della pasta di zucchero nera e la tagliamo dritta sopra e poi arrotondata invece da sotto. Ma prima di andarla a posizionare sulla testa, a me piace sempre aggiungere delle linee. In questo modo sembrerà, darà più l'effetto naturale. E a questo punto possiamo andarla a posizionare sopra la testa in questo modo. Questa è una tecnica molto semplice da utilizzare e molto veloce. Premiamo sopra e poi tagliamo tutta la pasta in eccesso. Inoltre, quello che vogliamo fare per renderla sempre più carina è andare ad aggiungere delle altre ciocche sottili e piccole di pasta di zucchero nera, magari con qualche punta anche all'insù. Ma non so se ve ne siete accorti, sopra la testa ha anche delle treccine, quindi vado a realizzare una treccina in modo molto semplice. Taglio le estremità e poi taglio queste treccine a metà. Ne metto una a fianco ad un'altra e la vado a posizionare sopra la testa di Raya, proprio al centro. Infine andiamo a dipingere, a dare un tocco in più ai pantaloni con del cacao in polvere. Mi ero indecisa se aggiungere il cappello oppure no, ma poi non potevo mostrare questo stile di capelli, che secondo me è molto unico e molto bello, quindi l'ho lasciato in questo modo. Se questo video vi è piaciuto, di sicuro non vorrete perdervi neanche gli altri video della Disney. Vi lascio la playlist qui, e per oggi è tutto. Noi ci vediamo presto. Ciao ciao.